Buonasera ragazzi e bentornati in un nuovo video. Come state? Allora, oggi è il 31 luglio, sono le 20:30 ed è un orario per me insolito in cui registrare. Solo che è il video del menu settimanale che so che a molte di voi piace e purtroppo non sono riuscita a registrarlo prima, quindi domani, 1° di agosto, andrò a fare la spesa e avevo piacere a farvi appunto questo video. Allora, vi ho lasciato qualche clip precedenti di ieri in cui pulivo il frigo, sono in dolce compagnia con gli Amenata che prendono le cosine per colorare. Quindi ieri ho pulito per bene il frigo, cosa che faccio sempre prima di fare la spesa, quindi mi sono portata avanti ieri. Vi farò vedere anche qualche prodottino, ho i gemelli che mi girano di qua e di là, quindi vediamo come viene questo video. Alex è ancora in cortile a giocare con le sue amiche. Allora, vi leggo il menù. Domani è martedì, andrò a fare la spesa, quindi mi sono segnata panino al volo, mozzarella, crema di carote che ho già preparato oggi per i gemelli. Mentre per cena ho messo pesce con il mix di verdure miste, perché al 99% andrò da Aldi e lì c'è proprio il mio contorno preferito, che è quello con broccoli, carote e cavolfiori. Altrimenti trovo anche quello di verdure julienne, dove all'interno ci sono anche i peperoni, le carote, le zucchine e qualche altra verdura. Per mercoledì a pranzo ho messo il riso nero con il pesce che ci sta piacendo veramente, ma veramente tanto, e per i gemelli la pastina con il pesto, mentre per cena le piadine e sempre accompagno sempre con un contorno. Mi sono messa le patate lesse che è un po' che non le faccio. Giovedì a pranzo pasta ragù che tra l'altro ce l'ho già pronto. Perché l'ho fatto ieri sera, l'abbiamo mangiato oggi a pranzo e ne ho congelato una bella porzione. Per cena, bocconcini di pollo, per me, i bambini e Maria, e ali di pollo per mio marito alla paprika. E come contorno ho messo zucchine arrotolate che faccio ormai spessissimo con provola e prosciutto, e sempre un po' di pomodori, un po' di cetrioli, un po' di rucola che sono comunque alimenti freschi che abbiamo davvero tanto piacere a mangiare. Per pranzo venerdì il riso con crema di zucchina, mentre per cena le uova e i broccoli con anche i cetrioli arrotolati, quindi la fettina di cetriolo molto fine con all'interno il formaggio spalmabile. Sabato a pranzo ho messo o pasta all'amatriciana o pasta con il pesce, quindi il classico spaghettino che faccio spesso, per cena pizza. Mentre per domenica pranzo ho messo la carbonara per noi e la pastina con ragù per i gemelli, mentre per cena ho messo carne. Lunedì a pranzo zuppa di pollo. Ciao amore! Scusate, ed è una zuppa che ho fatto in settimana che è piaciuto veramente tanto sia ai piccolini che ad Alex. Addirittura uno dei gemelli ha fatto il piatto doppio, quindi è venuta veramente buonissima. Quindi questo è un po' il menù adattato su quello che in questo periodo stiamo mangiando più spesso, che abbiamo più voglia di mangiare. Quindi a pranzo noi siamo sempre in giro tra i parchi, i vari giri che facciamo, quindi la maggior parte delle volte io mi preparo tutto la sera prima, in modo da essere veloce e pronta l'indomani. Scusate, ogni tanto butto l'occhio che non mi colorino il divano. Ecco, quindi questo è il menù. Io quando giro i video dei menù approfitto sempre per rispondere a qualche domanda, anche se più o meno sono quelle classiche domande che mi vedete, a cui rispondo, insomma, però c'è anche da capire che magari qualcuno passa di qua per la prima volta e quindi mi fa queste domande. Io ho sempre piacere a rispondere, magari qualcuno di voi sa già quello che risponderò, quindi chiedo scusa, però insomma cerco un po' di accontentare tutto. Scusate, ma sto notando che dalla videocamera si vede tantissimo lo stacco dell'abbronzatura proprio da muratore, bianco e super abbronzato. Vabbè, comunque, perché seguo il menù? Lo seguo ormai, si può dire, da 6 anni, forse anche qualcosina in più. È un modo veramente utile per sapere sempre cosa cucinare, non arrivare al giorno prima o al giorno stesso in cui non sapere cosa fare. Posso
organizzarmi i pasti con anticipo, posso prepararmeli la sera prima, mi permette di agevolarmi la mia routine di casa tra la cucina e i pasti da preparare durante la giornata, mi permette di capire quello che mangiamo, mi permette di accontentare i gusti di tutti, mi permette di risparmiare molto perché comunque mi attengo a un menù e salvo che c'è qualche offerta, salvo che magari posso comprare qualche cosa in più, mi attengo a quello che scrivo, quindi evito di comprare cose che poi magari vengono buttate, non utilizzo o che poi non so come cucinare, insomma. Quindi per me il menù è un grandissimo e validissimo aiuto. Io lo consiglio sempre a chi mi dice ho poco tempo, sono sempre che lavoro fuori, ho i bambini, non riesco a organizzarmi. Ecco, io anch'io ho 3 bimbi, di cui 2 piccolini che hanno 2 anni, gemelli, Alex il grande, grande tra virgolette, ne ha 9, e quindi veramente per me è un aiuto grandissimo. Quindi la sera magari mi preparo il riso nero e così poi lo mangiamo freddo il giorno dopo, o il riso freddo, mi preparo il sugo per il pranzo dopo. Finite le pulizie del post pranzo, preparo magari tutto per la cena, quindi magari il pollo già pronto nella friggitrice in modo che poi accendo e basta, le patate già tagliate, il contorno di verdure già nella pentola, mi apparecchio. Insomma, lascio tutto pronto per quando poi rientriamo. Scusate, ma Nathan purtroppo ha un pochino di tosse. E quindi credo di aver risposto un po' a tutto. Spero, ragazzi, insomma, che il video sul menù vi sia piaciuto. Se avete qualche curiosità o domande, fatemelo pure sapere. Ora vi faccio vedere qualche prodottino. Allora, questo qui che per me è una nuova rivelazione, il vicinetto che ormai sto prendendo quasi sempre. Questo non funziona, amore, non va. Quindi la papera bicidac, che è la mia preferita, non la trovo mai in offerta, invece questo qua sì, costa anche sotto i 2 euro, ha un profumo ottimo, è meno denso rispetto alla papera WC, ma è davvero ottimo, pulisce molto bene e ha un profumo buonissimo. Poi ne ho, penso che fossero tre, ma gli ammorbidenti della Chantecler, questi qua sono tra i miei preferiti. Questo è Liam, che è sempre quello che vuole venire quando faccio il video. Allora, questo qui è in assoluto uno dei miei preferiti, ormai io compro più o meno sempre quelli, ogni tanto cambio, ma sulle profumazioni sono molto, nel senso, prendo quasi sempre quelli perché a me piacciono tanto quelli sulla profumazione del blu. Questo qui poi è veramente ultra persistente in assoluto, però questo resta il mio preferito. I prodotti che mi vedete, di cui state vedendo, insomma, che vi sto facendo vedere, scusate, mi sono impaperata, li trovo sempre o da Sirene Blu o da Tigotà o al Tulipano. Questo qui è il mio preferito in assoluto, è il Mon Amour, che vi faccio vedere ormai da 3 anni, da quando ho aperto il canale, ed è quello secondo me che rimane, che è più persistente, quindi ha un profumo che veramente rimane per tanto. E tra l'altro, essendo in una confezione così grande, con questo riesco a fare anche 10 giorni. Invece con questi qua, no, una settimana, a volte scarsa, se magari ho qualche lavatrice in più. Anche questo è tra i miei preferiti, quindi come vedete sempre profumazioni sul blu. Mon Amour concentrato, cosa cambia da questo? Che qui ce n'è meno ma è più concentrato, qui ce n'è di più ma è meno concentrato. Il profumo è secondo me imbattibile, se li provate fatemelo sapere. Dei Mon Amour ci sono altri 2 colori, uno azzurrino più chiaro, uno all'argan, però a me non piacciono tanto, vi dico la verità. Sul Mon Amour concentrato c'è anche colore verdino chiaro, colore mi sembra anche nero, però vi ripeto, io uso sempre quelli sul blu. Ho finito dopo credo una vita questo che è un detergente per i pavimenti, non mi è piaciuto molto, però sono riuscita a finirlo, l'ho anche portato in vacanza quando siamo andati via una settimana. Non è male, però non è tra quelli che prediligo.
Ho finito anche questo ammorbidente, ovviamente su colore blu, gocce d'oceano marchio Casa Coop, tra quelli che preferisco del marchio appunto della Coop. È un po' liquido, quindi come profumazione meno persistente rispetto agli altri, però sicuramente per 1,30 € ha un'ottima profumazione e quando magari sono di fretta e non c'è altro, quello comunque devo dire che mi piace. Eccolo, mi sembrava di averne finiti tre in questo periodo perché proprio se solitamente magari vario, questo giro devo dire che più che detersivi finiti sono detersivi preferiti perché come vedete sono non uno, non due, ma ben tre solo di questi qua della Chantecler. Quindi posso dire che questi sono in assoluto i miei preferiti. Bagno schiuma Venus, anche questo tra quelli che prediligo. È una crema super idratante, è una coccola fare secondo me la doccia con questo bagno schiuma. Prezzo piccolo, ottimo. Ottimo, è buonissimo, lo usiamo tutti e ci piace tanto. Anche questo qui dispone di altre profumazioni. Beyoncé, anche questo qua l'abbiamo finito e se notate tutti i packaging, tutte le confezioni sono blu. Beyoncé è tra i miei preferiti che usiamo più spesso in estate perché secondo me resta molto fresco sulla pelle. Questo non mi è piaciuto, infatti, come vedete al tappo rosa. Quando esco dai miei gusti sul blu, che siano prodotti per l'igiene personale o per le pulizie, poi il più delle volte rimango insoddisfatta. Questo qui l'ho trovato un po' troppo aggressivo per il mio tipo di pelle, quindi una volta uscita dalla doccia sentivo la pelle tirare. Quando mi fa questo giochetto qua significa che il prodotto non è tanto delicato. Quindi questo qui della Selex non mi è piaciuto. Ecco un altro Vichy Gel che adoro, questo qui è glitterato, ha un profumo ancora più persistente della Papera Duck e di questo della vicinetta, questo qui è un profumo che è ancora più buono, questo proprio lo venero. È blu, pulisce molto bene, è denso, quindi i prodotti che vi faccio vedere sono sicura che vi piaceranno. Poi ovviamente lo ripeto sempre, i gusti sono molto soggettivi, quindi quello che può piacere a me non può piacere a un altro. Finito questo sapone liquido con antibatterico Pino Silvestre, pagato meno di 1 euro, ottimo. Solo che quando compro questi flaconcini così piccoli, durano pochissimo perché comunque siamo in 6 e fortunatamente laviamo molto spesso le mani e quindi non vanno bene. Ogni tanto mi dimentico che appunto siamo tanti e che devo comprare o le ricariche o i flaconi belli grandi. E infine ho finito questa che è una crema della Leocrema all'olio di argan. Devo dire che non mi è dispiaciuto. Ecco, a me le creme durano tanto. Sì, anche la nonna ce l'ha uguale, anche mia suocera ce l'ha uguale. E no, amore, no. Io devo dire, non metto molta crema, quindi a me un flaconcino dura tanto. No, amore, non si gioca con quello. E basta, ragazze, la busta dei prodotti è finita. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Domani faremo la spesa, girerò il video della spesa che so che molte aspettate e questo mi fa veramente tanto piacere. Io vi mando un bacione, rispondo a un'ultima domanda che è quella sul mento di Liam. Questo qui è un paciocchino. Allora, spesso mi chiedete come mai si vede più lui nei video, ma non lo decido io, ma è lui che quando vede che faccio. Ciuccio Iaia ha detto che questo qui gliel'ha regalato mia mamma, che si chiama Ilaria, quindi lui la chiama nonna Iaia. Nathan invece non sempre viene, quindi vedete, ce l'ho qui vicino. Però adesso è voluto venire, però quasi sempre vuole venire Liam. Comunque, un'altra domanda è il mento di Liam. È un mesetto quasi che andiamo avanti con i cerotti, perché la prima volta si è fatto male, che è stato spinto al parco giochi e quindi sapete che strip di quelli che si tolgono, siamo andati avanti tanto. Dopo 3 settimane, purtroppo, ahimè, avevamo appena tolto i cerotti, stavamo iniziando con la crema cicatrizzante.
è caduto qui fuori di casa, ha sbattuto di nuovo il mento, quindi di nuovo sotto cerotti. Domani speriamo in bene, la pediatra lo visiterà e teoricamente torneremo cerotti, mi auguro. E quindi ecco, caduto il ciuccione. E quindi ragazzi, io dai miei piccolini e da tutti questi prodotti super profumati vi mandiamo un bacione grande, un abbraccio. Ci vediamo nel prossimo video, vero? Facciamo ciao alle bimbe che ci guardano. Ciao! Anche tu fai ciao. Ciao, bravi patatini della mamma. Ciao, ciao e alla prossima. Ciao!